Buonasera e bentornati. Oggi è lunedì 13 settembre e siamo qui nel nostro studio Milano News per una nuova puntata di Municipio X, uno speciale dedicato ai candidati presidenti del Municipio 1. Vi presento subito i nostri ospiti. Oggi abbiamo qui con me Mattia Abdu per il centro-sinistra e abbiamo invece Grazie. Federico Benassati per il centro-destra. Però Buonasera, adesso grazie andiamo a dell'invito. conoscervi meglio perché abbiamo una grafica che mandiamo. Per guardare e conoscere qualche dettaglio, come voi rispondete alle nostre domande. Noi vi abbiamo chiesto, partiamo per Mattia Abdu. Mattia Abdu, da che parte sta? Lui risponde centro-sinistra. Dove abita? Fantasioso. Cenisio. Cosa adora? I tram. Ma soprattutto non sopporta la falsità. E se guadagna così l'ilarità del pubblico, ma passiamo alla controparte. Federico Benassati, da che parte sta? Risponde, da quella giusta. Abita in Porta Vittoria, adora muoversi con comodità e quindi di conseguenza non sopporta il traffico. Corretto. È un piacere avervi qui, vi Grazie. ricordo le Grazie a regole, voi. così le ricordiamo anche ai nostri spettatori. Abbiamo quattro blocchi tematici, i blocchi li conosceremo insieme, strada facendo, grazie alle nostre grafiche. Potrete parlare per ogni blocco 3 minuti ciascuno, quindi quattro blocchi da 6 minuti. Alla fine di ogni blocco potete giocarvi il vostro diritto di replica attraverso due bonus, ciascuno della durata di 1 minuto. Direi che possiamo partire. Il sorteggio ha decretato che a partire con il blocco numero 1, parlando di mobilità, sarà Benassati. Quindi direi diamo via al tempo. Grazie mille. Io sono molto felice di poter parlare subito di viabilità, anche perché è uno dei punti cardini del programma di centrodestra per il Municipio 1. Insieme agli alleati, per l'appunto, abbiamo scritto un programma dove vogliamo migliorare la qualità della vita dei cittadini di Municipio 1 e la viabilità è uno dei punti fondamentali. Perché? Subito viene in mente l'area C, area C che prevede, come sapete tutti, per i residenti in Municipio 1 dentro l'area C, 40 ingressi omaggio. Dopo questi 40 ingressi bisogna pagare 2 euro. Ecco, facciamo dei conti in tasca. Io sono il primo che li ho fatti perché ho la necessità di utilizzare l'auto per il lavoro. Devo andare fuori Milano e non posso spostarmi coi mezzi. E tutti i giorni, dal 1° di marzo, perché i primi 2 mesi gratuito l'ingresso, io devo pagare 2 euro al giorno. 2 euro al giorno sono 10 euro alla settimana, che sono 40 euro al mese per 10 mesi, quindi sono 400 euro l'anno. Io mi chiedo perché un residente debba tornare a casa e pagare 400 euro l'anno. Questa è una domanda che abbiamo fatto in tutti questi anni da opposizione al sindaco Sala e alla giunta di centrosinistra. Non, per non finire, tra l'altro, quando si torna a casa un residente di Municipio 1, spesso e volentieri non può parcheggiare sulle strisce gialle. Perché? Perché purtroppo ci sono persone che non hanno titolo e lo utilizzano perché mancano i controlli. E poi la cosa vergognosa è che se sulle strisce blu, quando il residente torna, può parcheggiare gratuitamente la sera, ma di giorno deve pagare. Quindi potrebbe essere soggetto a un pagamento di altri 2 euro. Io potrei andare avanti con parlare di area C e viabilità con l'auto, però passo, visto che il tempo corre, alle ciclabili, che penso sia un tema molto importante che anche il mio avversario Mattia tratterà. Le Chi lo sa? ciclabili, chi lo sa, le ciclabili io penso che siano giuste, sono il futuro, ma non come le state fatte dal centro-sinistra. Prima di tutto senza valutazioni specifiche e poi col favore delle tenebre, per usare termini che adesso Citazioni sono note citazione ormai. nota, ecco. Perché ricordiamo che in Municipio 1 la prima ciclabile è stata fatta a fine lockdown, quando la gente era ancora in casa, Corso Venezia. Poi in estate, subito dopo, abbiamo visto il bike lane all'interno della cerchia e Porta Nuova, un'altra ciclabile. Tutte ciclabili fatte senza cordoli, insicure e soprattutto che causano cosa? Traffico, una cosa che io e i residenti di Municipio 1 odiamo. Io penso che la viabilità sia molto importante e vada studiata per tenere il meno tempo possibile i residenti in Municipio 1 e tutte le persone che arrivano anche fuori Municipio 1 in auto e non allungare la permanenza nel veicolo che continua a inquinare. Quindi le ciclabili vanno fatte ma con criterio e non dove sono state fatte. Piuttosto si pedonalizza piuttosto e si fanno con criteri, convocando tavoli con commercianti, residenti e soprattutto le categorie, senza farle senza criterio, ecco. Io direi che vi devo interrompere, il nostro gong non ha suonato molto forte, ma i 3 minuti sono passati. Ecco, Perfetto. ce lo ricorda.
così redarguito anche il nostro primo blocco, i nostri primi 3 minuti. Abbiamo la risposta, però parliamo sempre di mobilità, quindi viabilità, ciclabili, trasporto pubblico locale. La parola a Mattia Abdo. Allora, mobilità significa spostarsi in città. Noi governiamo un territorio di 98.000 abitanti, anzi di 98.000 residenti, ma che in realtà vede ogni giorno centinaia di migliaia di persone passare dal centro. E si muovono queste persone. Come si muovono? Si possono muovere in vari modi, chi in automobile, chi in bicicletta, chi attraverso i mezzi pubblici, chi anche attraverso i famosi monopattini e tutte quelle mobilità alternative che hanno generato tanti problemi in questi ultimi anni diffondendosi, oltre che il taxi ovviamente, insomma tutti i modelli di viabilità. La mobilità in città ci costringe a passare tanto tempo della nostra vita, perché il tempo della nostra vita che noi sprechiamo a spostarci, salvo che uno non dica mi faccio un giro, mi faccia una passeggiata, ma lo spostarsi dovrebbe essere andare dal punto A al punto B, sia per lavoro che appunto per qualunque necessità. L'amministrazione ha il dovere di mettere il cittadino nelle condizioni di muoversi in maniera più conveniente, più sicura, perché una volta dicevano brutalmente, forse magari più lo diceva più chi stava dalla parte di Benassati che dalla mia, tempo e denaro, no? E il cittadino milanese ha bisogno di non sprecare tempo spostandosi, se lo può fare in sicurezza e appunto non perdendo troppo tempo è meglio. Il dovere dell'amministrazione è quello di rendere conveniente l'uso del mezzo pubblico, perché il mezzo pubblico è una scelta sostenibile e quindi conveniente nel senso che il mezzo passa, è pulito e funziona ed è capillare. Il centro di Milano è l'area più capillarmente raggiunta dai mezzi pubblici, quindi giustamente Federico pensa alle persone che si muovono in auto, io credo che un buon amministratore si debba occupare di tutte le persone che si muovono, quelle che si muovono in auto, e quindi ci sono come dire dei modelli di mobilità alternativa come appunto la bicicletta, che però deve essere fatta in sicurezza, il monopattino che non deve invadere i marciapiedi, divenire come le biciclette un pericolo per i pedoni, i mezzi che devono arrivare regolari, anche la persona che va in auto, ma in generale noi dobbiamo tenere conto che la città è un costrutto complesso in cui tutti questi modelli alternativi di mobilità devono poter convivere. Le ciclabili, per chiudere dire una cosa anch'io sulle ciclabili, non sono state fatte col favore delle tenebre. Ad esempio la ciclabile della cerchia interna, che noi abbiamo raddoppiato andando a regolarizzare, rimodulando il calibro stradale, il senso, le biciclette che si muovevano in senso orario come la preferenziale del bus, è stata realizzata in origine proprio dal sindaco Moratti, che non mi pare fosse un sindaco di centro-sinistra. Quindi segno che il tema della mobilità non è di destra o di sinistra, ma è di buoni amministratori che lo affrontano. A Genova stanno riempiendo di ciclabili la giunta di centrodestra, il sindaco e l'assessore alla mobilità di Fratelli d'Italia. Concluso il tempo a doppio gong, però devo chiedere a Benassati, ha preso appunti, vuole rispondere perché le spetta un minuto di diritto replica. Se io vuole. Rispondo per concludere. Vogliamo giocare il bonus? Gioco il bonus. Diamo via il tempo, un minuto. Io rispondo per concludere quello che stavo dicendo e per rispondere anche a Mattia, che ricordava che giustamente a Genova stanno facendo le ciclabili, che come premessa. E io voglio ricordare a Mattia che ho detto che le ciclabili sono il futuro. Nel nostro programma è prevista una ciclabile che va da San Babila, passa per Piazza Duomo, Cordusio e Cairoli. Una ciclabile che faccia sì che i pedoni vadano sulle una zona pedonale, invece le bici vadano e i ciclomotori vadano nella parte a loro riservata, perché se adesso uno va in corso Vittorio Emanuele ci sono monopattini e bici che sfrecciano senza ordine. No, il centrodestra ha in mente l'ordine per la viabilità e non il disordine. Io penso che in quest'ultimo anno e mezzo la giunta Sala abbia creato soltanto disordine. Basta guardare questa settimana appena passata con il Salone del Mobile, abbiamo avuto tutto il centro di Milano bloccato. Purtroppo l'auto non è un privilegio, ma è una scelta talvolta, perché i mezzi purtroppo non arrivano ovunque. I mezzi pubblici sono la prima scelta, che dovrebbero essere la prima scelta, ma se non possono esserlo devono essere sostituiti da altri mezzi come l'auto privata.
Ne abbiamo una risposta. Io propongo, se vogliamo usare un altro bonus, altrimenti andiamo avanti con un altro blocco e teniamo più avanti. Giochiamo più avanti. Il concetto l'ho espresso abbondantemente. Quando l'atmosfera sarà più calda, ormai avremo toccato molti temi, perché adesso guardiamo il nostro blocco numero 2. Abbiamo la nostra grafica, ci dimostra che il tema è la quiete. Citiamo così Abdu, che prima ha detto la quiete dopo la tempesta, infatti parliamo di disturbo della quiete pubblica, Deor e Movida. Vi ricordo, avete sempre 3 minuti ciascuno, parte Abdu, via al tempo. Allora, quiete rende bene un diritto, una richiesta di silenzio di chi vive nei quartieri un po' più agitati. Oggi Milano, oltre ad avere tanti problemi, ovviamente sul piano della mobilità, sul piano sociale, come hanno le grandi città, ha anche il tema della convivenza tra usi differenti e tra modi di vivere la città differenti. Tanti nostri quartieri del centro e dell'area immediatamente esterna al municipio 1 sono caratterizzati da quella che viene definita movida, quindi pensiamo a Ticinese, a Garibaldi, ma anche a Sarpi, a Brera, appunto, piuttosto che i Navigli, Porta Venezia, ma ce ne sono anche degli altri. In questi quartieri, in questi ambiti, convivono con molta difficoltà, per usare un eufemismo, il diritto dei residenti a vivere in un quartiere che comunque funziona, dove puoi andare a dormire la sera e risvegliarti la mattina per andare a lavorare, con ciò che rende quel quartiere vivo, cioè le attività commerciali, in particolare gli esercizi, che spesso in orario notturno hanno la loro vita più importante. Sono famiglie che lavorano anche quelle, sono posti di lavoro, sono parte del sistema produttivo della città, ma sempre più spesso sono, come dire, in conflitto rispetto al fatto che il rispetto delle regole non è sempre garantito. Ci sono vari modi di non rispettare le regole, alcune attività commerciali rispettano, noi favoriamo, come municipio abbiamo lavorato in questi anni e continueremo a lavorare favorendo patti di convivenza tra le attività commerciali, i comitati di residenti e l'amministrazione, che a fronte degli impegni che queste attività commerciali si assumono, come avere degli steward, tenere pulito lo spazio antistante, rispettare lo spazio pubblico che viene dato, che adesso è gratuito in questa fase di Covid, ma che poi è uno spazio concesso a pagamento, evidentemente, in quanto occupazione di suolo pubblico, e si impegna comunque, appunto, a garantire però che contestualmente ci siano dei servizi, la strada venga pulita, e insomma, e non si esploda in una situazione di conflitto con i residenti. Basta però anche un'attività sola commerciale che non rispetta questi protocolli, che funzionano in quanto presi su base volontaria, perché se ci mettiamo d'accordo e tutti rispettiamo le regole, uno se ne frega, non è che sta violando la legge, sta violando un patto, e per questo non è perseguibile penalmente e può mettere in crisi tutto un sistema. Noi abbiamo dei quartieri di Milano in cui questa convivenza funziona un pochino meglio e degli altri quartieri in cui, nonostante un lavoro, a questi problemi si sommano anche persone che vengono dall'esterno e magari si portano le bottiglie da vendere così di contrabbando, eccetera. Quindi il comune deve anche garantire il rispetto delle regole e la sicurezza a fronte delle situazioni che funzionano più o meno bene. Il gong ha suonato, quindi ci ferma. Terminato. Abbiamo però risposte proposte di Benassati, sempre per quanto riguarda il tema della quiete. Allora, la movida purtroppo ha spesso un'accezione negativa. Purtroppo, anzi, non è così, perché la movida è una cosa positiva. È positiva in quanto, prima di tutto, in questo settore lavorano tantissime persone, migliaia di persone, che portano a casa un fatturato importante, portando assunzioni e soprattutto sfamando le proprie famiglie, che sono davvero numerose. Io penso che la movida vada però regolata con una tutela, prima di tutto, di chi abita nella zona della movida, ma secondariamente, non per importanza, va tutelato anche quei commercianti che sono la maggior parte, sono quasi la totalità, come diceva Mattia, che si comportano bene, perché la mala movida penalizza sia i residenti ma anche i commercianti per bene. La lotta alla mala movida
vuol dire combattere gli abusivi, come diceva Mattia, quelle persone che vanno coi carrelli a vendere a chi non dovrebbero, specie minori, perché un'altra piaga della mala movida sono i minorenni che bevono, una piaga della società sta diventando l'alcol distribuito a persone che non hanno titolo come i minorenni. Altra piaga della mala movida sono le strade sporche, le strade che il giorno dopo, oltre ad avere i cocci di bottiglia, puzzano di urina, perché è così. Quindi noi nel programma di centrodestra ci siamo dati un decalogo delle soluzioni, abbiamo fatto delle proposte a fronte di quelle che per noi erano delle mancanze dell'amministrazione uscente. Prima di tutto ci vogliono azioni immediate, maggiori pattuglie, maggiore pulizia di queste aree con più bidoni alla spazzatura, che secondo noi sono sempre di meno e vengono tutti i giorni levati senza un reale motivo. E soprattutto abbiamo inserito nel nostro programma la volontà di raccogliere delle firme per chiedere una legge nazionale. Per cosa? Per creare una figura super partes che è il garante della quiete pubblica. Questo garante che non dovrebbe essere nominato secondo noi dal sindaco, ma dovrebbe essere nominato dalle forze dell'ordine. Cosa molto importante da dire sulla mala movida, movida selvaggia, è che purtroppo c'è un problema di competenza, ovvero adesso sindaco, prefetto e questore sono spesso chiamati in causa quando ci sono disordini. Il problema è che appunto la competenza non è chiara, quindi spesso e volentieri il problema viene, passate il termine, rimbalzato da una parte all'altra. Queste competenze invece vanno riviste e accorpate, e noi pensiamo che il garante sia la figura idonea per poter far fronte a questo problema che non è indifferente. Quindi noi ci candidiamo con un programma dove vogliamo dare una soluzione, perché non è possibile che in alcuni quartieri pochi e per alcuni rari esercenti i residenti e soprattutto gli esercenti per bene che tutti i giorni lavorano secondo la legge siano danneggiati da questi comportamenti criminali. Il gong ha suonato anche per lei, quindi ci fermiamo, termina il nostro blocco dedicato alla quiete, però Abdu, lei al jolly, sì, il nostro bonus lo giochiamo. Uno giochiamo. Allora diamo via al suo minuto. Ma molto semplicemente, io ho qualche dubbio sempre nelle figure salvifiche che risolvono tutti i problemi, dai commissari per le emergenze sanitarie o per emergenze di altro tipo a questi garanti, nel senso che qua, noi abbiamo uno Stato che in generale e delle amministrazioni che in generale soffrono di eccessiva attività normativa. Proprio il centrodestra ci insegna che ci sono troppe leggi, troppi lacci e lacciuoli, come direbbe qualcuno. Quindi a me l'idea di queste figure che aggiungono competenze al fatto che invece tipicamente la movida dovrebbe essere una dimensione in cui il municipio che sta sul territorio, che sta anche la notte sul territorio, perché noi abbiamo fatto in questi 10 anni tante presenze, giri con tanti consiglieri municipali, il municipio deve esporre le problematiche se l'amministrazione centrale non le ha colte del tutto, e ci deve essere un buon coordinamento degli assessori comunali con il presidente del municipio, la sua squadra, i suoi consiglieri, per lavorare dove, diciamo, i regolamenti e i temi anche di polizia, di sicurezza ce lo consentono, sapendo che ci sono temi di sicurezza, ordinanze, questioni che coinvolgono storicamente dal comune fino al Consiglio di Stato, ai TAR, ai tribunali amministrativi, perché è un tema che va avanti con ricorsi, contro ricorsi, comitati, per cui è un tema molto complicato. Abbiamo parlato del garante, vogliamo rispondere o il bonus lo teniamo per il blocco successivo? Lo teniamo per lo il blocco teniamo. Successivo. Allora andiamo avanti, guardiamo la nostra grafica per il blocco numero 3. Il titolo che abbiamo dato è comunità, perché ci occupiamo di servizi, appartenenza e identità. Adesso partiamo da Benassati, via ai suoi 3 minuti. Per quanto riguarda la comunità, il centrodestra ha messo come primo punto il valorizzare le associazioni che ci sono sul territorio, che non sono poche. Prima di tutto noi vorremmo fare una lista delle associazioni, copiare alcuni municipi virtuosi, a me viene in mente il municipio 5 che, se non mi sbaglio, la più consigliature ha un albo con queste associazioni, e se non mi sbaglio il municipio 1 è ancora privo di questo albo. Ti sbagli, ma poi te lo spiego. Grazie. E, però scusa, il tempo, ecco, dovevo dirlo. Andiamo. Scusa. Tempo. E in secondo luogo, tornando alle associazioni, noi vogliamo valorizzare il ruolo delle associazioni.
sia per quanto riguarda il rapporto che danno alla comunità, per quanto riguarda associazioni sportive o ricreative, ma anche per quanto riguarda le associazioni che si occupano del territorio. A me vengono in mente le associazioni che si occupano del verde pubblico, ad esempio l'associazione Agiamo nel Parco Montanelli, che da 5 più anni, se non sbaglio, si occupa dei giardini pubblici senza chiedere niente in cambio, anzi versando spesso e volentieri delle somme per portare avanti le proprie campagne di manutenzione e di prevenzione. Ecco, la nostra idea è quindi valorizzare quelle associazioni che danno un contributo concreto. Restando sempre sulla comunità per quanto riguarda il verde, i tre parchi storici secondo noi dovrebbero essere valorizzati con una valorizzazione di associazioni. Queste associazioni potrebbero diventare ad esempio delle fondazioni. Spostandoci invece dal settore verde a altri settori, come potrebbe essere la disabilità, il centrodestra, io come sapete sono anche un esponente di Forza Italia, Forza Italia e il centrodestra si sono messe in prima fila a difesa dei diritti dei disabili. Noi abbiamo anche candidato dei disabili all'interno delle nostre liste, perché pensiamo che prima di tutto loro siano i primi portavoci a poter dire, appunto, per poter dire quali sono le mancanze di un'amministrazione. Milano penso abbia fatto molto bene in questi anni, però pecca ancora. Purtroppo abbiamo diverse barriere architettoniche che non sono mai state levate. Soltanto chi ha in famiglia un disabile o purtroppo è affetto da qualche disabilità si rende conto delle problematiche oggettive che ci sono ancora e forse sono ingiuste per una città a vocazione internazionale europea come Milano. Quindi ecco, il nostro impegno è cercare di ascoltare sempre più queste categorie, queste associazioni che portano la voce di queste categorie che hanno bisogno di molto più attenzione. Per concludere, che vedo che il gong sta per scadere, io penso che quando si parla di comunità bisogna anche pensare alle comunità straniere. Anche Municipio 1 abbiamo delle importantissime comunità straniere, europee e non europee, e queste comunità penso che vadano valorizzate. E quindi è questo. Quindi 3 secondi se vuoi finire la frase, questa è la eventualmente abbiamo il nostro bonus. Allora parliamo sempre nel nostro blocco di comunità, servizi, appartenenza, identità, la risposta di Mattia Abdo. Allora, comunità è una parola bellissima perché rappresenta l'idea di una società in cui ci si occupa dell'altro, comunione, insieme. È il contrario di una società individualista in cui crepa 5 centimetri di là da me perché altrimenti invadi il mio spazio vitale. Partendo da questo presupposto, io credo che il municipio sia l'istituzione fondamentale per occuparsi dei nostri quartieri. Tenere vivi i nostri quartieri anche in centro, che è un continuum urbanizzato in cui è più difficile individuare i quartieri se non ne conosci la storia. Un buon amministratore secondo me deve anche sapere la storia dei quartieri per capire quel quartiere in che direzione sta andando. Io sono nato in Garibaldi e vengo da un quartiere super popolare che oggi è completamente gentrificato, prezzi delle case a 10.000 euro al metro quadro, quando una volta erano tutte case popolari di cittadini che hanno fatto le battaglie per tenere in piedi queste case, salvarle dalla speculazione edilizia, dall'espulsione dei ceti poveri cacciati nelle periferie decenni e decenni fa quando la città si espandeva. Quindi tenere viva la storia dei nostri quartieri in una chiave moderna e futura, cioè alimentando i legami di comunità con le nostre scuole, stando attenti ai servizi, fare tutte queste cose, e il municipio è l'istituzione più prossima, fondamentale per questo, vuol dire realizzare l'obiettivo del sindaco Sala, che è quello della città a 15 minuti, che potrebbe rischiare di essere solo uno slogan se non ci fosse un'attenta pianificazione di cosa fa funzionare un quartiere. Anche in centro, in una città che al centro tende a desertificarsi, a diventare la città di pochi, la città d'elite dove ti muovi solo in macchina e i mezzi pubblici appunto non servono più a niente perché tanto ti permetti la macchina e ti permetti qualunque spostamento, invece per il municipio è fondamentale recuperare questa dimensione perché ci permette di programmare i servizi, capire se i servizi sono erogati ai cittadini. Noi abbiamo un problema gravissimo, straordinario, di abbandono dei nostri anziani.
che non hanno magari problemi economici, ma semplicemente vivono soli. Sono completamente abbandonati, non esiste una rete di custodi sociali, che paradossalmente esiste un pochino di più nei quartieri popolari, perché tanti di quegli anziani vivono nelle case popolari. Da noi, che comunque abbiamo qualche casa popolare gestita da MM, ma abbiamo tanta solitudine. Quindi sicuramente comunità significa alimentare quei legami. Il municipio può fare, come dire, l'inventario, se mi fate passare un termine un pochino commerciale, ma vengo anche da un'esperienza commerciale, perché sono parte di una famiglia di commercianti, fare l'inventario di tutte quelle necessità che fanno sì che un quartiere sia degno di essere vissuto. Quindi uno spazio pubblico bello da vivere, una rete di servizi pubblici, dall'anagrafe alla posta, che ti possa consentire di non farti i chilometri, soprattutto in fase Covid. Adesso speriamo di uscire da questa fase, però anche lì, se posso evitare di fare i chilometri o in macchina o sui mezzi, viaggiare in mezzo alla gente, ma intorno a casa ho tutti i servizi, vivo meglio. Anche in centro. Questo blocco comunità in realtà è decisamente interessante a cui prestare attenzione, perché emergono quelli che sono i termini delle persone, perché la città è questo, una comunità, stare l'attenzione all'altro, chiunque esso sia. Per cui chiedo se vuole utilizzare il bonus. Io per il bonus non lo voglio utilizzare, però mi aspettavo, come diceva Mattia quando mi ha interrotto. Allora usiamo il bonus, però, perché abbiamo un minuto e il tempo nostro è contatissimo. Ma visto che mi ha interrotto, io volevo chiedere la spiegazione che l'ho ricevuta su sull'attività. Questo se lo consentiamo. Dai, okay. L'albo delle associazioni in Municipio 1, anche in Consiglio di Zona 1 prima, a differenza di altri consigli di zona, non votiamo ogni volta l'inserimento di un'associazione. Se un'associazione collabora con il municipio, viene automaticamente inserita nel nostro albo delle associazioni. Gli altri consigli di zona perdevano tempo a votare l'inserimento di ogni singola associazione nell'albo, ma se collabori con l'istituzione sei già in contatto con l'istituzione. Quindi noi abbiamo sempre superato e dato, come dire, per scontato l'inserimento nell'albo delle associazioni. Quindi non abbiamo fatto perdere tempo all'assemblea del consiglio di zona. Risposta soddisfacente? Spero, no, sì, è solo una questione tecnica, ecco. Allora, perché sono in consiglio da un po' più di tempo di lui, quindi ho vissuto questa, qualcuno mi aveva già fatto questa domanda. È importante fugare ogni dubbio anche per chi vi sta guardando, sicuramente è importante e interessante. Però noi proseguiamo, abbiamo l'ultimo blocco, mandiamo la grafica, guardiamo il tema. E sotto casa, abbiamo usato questo termine per definire ciò che riguarda la sicurezza, le manutenzioni e il verde. Parte Abdu, è la sua volta, come si dice, 3 minuti. Allora, riprendiamo il discorso di prima, i nostri quartieri, le nostre realtà locali, i municipi servono a quello. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, che si occupano di una città di 1.400.000 abitanti, più svariati milioni che la attraversano nel corso del tempo, si occupa dell'idea di città, del futuro di città, delle scelte strategiche per lo sviluppo e per il mantenimento della città stessa. Noi cerchiamo anche e soprattutto di occuparci di quello che avviene sotto casa delle persone. E sotto casa significa, questo è bello questo tema perché è conclusivo di tutti i tre di cui ci siamo occupati, ovvero contemperare le diverse necessità di utilizzo dello spazio pubblico o i diversi modi di vivere la città, quindi la riduzione del conflitto tra residenti, commercianti, ma anche tra utilizzo dello spazio pubblico. In uno spazio posso metterci le automobili posteggiate, posso farci la pista ciclabile, posso allargare il marciapiede, perché in una via commerciale, penso a via Torino, tanto per citarne una, abbiamo bisogno di marciapiedi larghi in cui le macchine non posteggino in divieto di sosta, o ancora posso scegliere di mettere un filare alberato. Se metto un filare alberato ovviamente c'è meno spazio per camminare. Quindi cosa faccio io sotto casa delle persone può generare contento e scontento, malcontento oppure no. Sarà difficile accontentare tutti. Più noi riusciamo a fare uno spazio pubblico di qualità mischiando tutte queste cose, più riusciamo a fare il bene della città. Allora, i temi della manutenzione, in particolare la manutenzione stradale, la manutenzione del verde, su cui, e dell'edilizia scolastica anche, su cui il municipio dà gli indirizzi di spesa, non spende direttamente perché è comunque un bilancio derivato, ma indica quali sono le priorità. Se vogliamo partire a riqualificare le vie con i parterre alberati, da quali grandi assi decidiamo di partire, se dobbiamo fare anche perché se no una pista ciclabile, ma tanto
tanto per fare un esempio, o se interveniamo prima sui cortili delle scuole, o prima sui tetti, o prima sulle cantine. Insomma, diamo gli indirizzi. Questo vuol dire occuparsi di quello che avviene nella vita quotidiana delle persone, sotto casa. E poi ancora, sotto casa può voler dire appunto rendere un quartiere più bello. Noi in questi anni abbiamo lavorato anche in centro al tema della cultura diffusa, perché anche quello fa parte di un quartiere più bello da vivere. Un quartiere dormitorio, un quartiere in cui, o no, un quartiere in cui ci sono negozi, non ci sono negozi, ma è un quartiere anche che ti dà possibilità. Noi siamo in centro, abbiamo i grandi teatri, i grandi concerti, i grandi musei, ma abbiamo lavorato in questi anni su tante piccole, piccoli momenti di valore culturale, dalla prima diffusa che arriva, della Scala, che è arrivata nei cortili, nei cortili delle case popolari, è arrivata in carcere, un po' ovunque, a tante altre iniziative. Seguire gli artisti di strada, il centro è pieno di artisti di strada che occupano solo pubblico e cercano di organizzare cose, momenti culturali, e noi cerchiamo di evitare che il meccanismo di assegnazione di questi spazi, per esempio gli artisti di strada, non rechi disturbo a chi abita sopra e sente la musica per 4 ore di fila magari. Ecco, anche questo vuol dire occuparsi di quello che avviene sotto casa. Mi sembra un tema per cui aspetta la risposta, andiamo sì, subito altro, con i nostri 3 minuti. Quando si parla di quartiere sotto casa, come si vedeva dal sottotitolo, mi aspettavo che anche il centro-sinistra parlasse di sicurezza, perché parlare di sicurezza non è una richiesta di autoritarismo, ma è una richiesta di stare tranquilli e poter vivere tranquillamente la propria libertà. Sappiamo bene che parlare di sicurezza in Municipio 1 non è come parlare di sicurezza in altre zone di Milano o del paese, perché Municipio 1 è sì una zona a tratti felice, ma ha delle sacche di reale insicurezza. Non voglio fare adesso il decalogo, ma basta vedere le ultime settimane o mesi le cronache che sono diventate famose, ahimè, in tutta Italia, per ciò che è successo durante il giorno e durante la notte. Abbiamo Piazza dei Mercanti, dove bande di ragazzi hanno lanciato tavolini. Piazza dei Mercanti, che non sapesse, dietro Piazza Duomo. In Colonia di San Lorenzo la sera, a luglio, c'è stata una persona che prendeva una scimitarra. Un altro ragazzo invece purtroppo aveva un pitbull che è stato fermato dalla forza pubblica con l'ausilio della pistola. Quindi diciamo che Milano è insicura, e se una parte politica non tratta di questo argomento mi preoccupa. Io penso che Milano abbia sì le pattuglie che stanno a controllo della città, ma vanno riviste queste pattuglie, vanno incrementate, e due, bisogna prestare più attenzione alla sicurezza e ai nostri quartieri. Parlando di verde, il verde nei tre parchi spesso e volentieri è abbandonato da queste persone che si comportano male. Stamattina io ho ricevuto un video da un signore che portava il proprio cane nell'area cani di Parco Sempione, dove c'era tutta un'area sporca con rifiuti che erano frutto, presumo, di una festa avvenuta questa notte. Cioè, se manca lo Stato, i cittadini non possono essere sicuri. È giustissimo parlare anche degli artisti di strada e bisogna valorizzare i nostri quartieri, ma senza sicurezza non si può andare avanti. Abbiamo Cadorna, è una stazione. Le stazioni, se non sono controllate a dovere, diventano centro di spaccio e criminalità. Purtroppo abbiamo delle piazze che sono abbandonate loro stesse. Mattia conosce bene Piazza Tricolore perché ha fatto un video pochi giorni fa su quella piazza. Ci sono gli arbusti, guardato. Che sono assolutamente, sì, mi informo, ho visto appunto che sei passato di lì, facendo vedere questi arbusti che sono purtroppo dei WC a cielo aperto. La gente in qualsiasi ora del giorno e della notte tira giù i pantaloni e fa quello che vuole. Questa non è sicurezza, questo non è pensare alla comunità e al quartiere. E negare il problema della sicurezza io penso sia un po' anche a tratti pericoloso, perché vuol dire di non rendersi conto appunto di problemi oggettivi che ci sono. Ripeto, ricordo Piazza dei Mercanti, Colonna di San Lorenzo, e purtroppo questi piccoli esempi di microcriminalità che tutti i giorni vediamo. Io l'altro giorno passavo davanti alla caserma dei carabinieri di Moscova, c'era una ragazza che si lamentava che mentre mangiava il suo panino le hanno portato via lo zaino. Piccoli problemi, non enormi grazie a Dio, però vanno messi a posto e controllati.
Assolutamente, però abbiamo ancora a disposizione, ve lo dico, lo ricordo, il bonus uno ciascuno, per cui potete usarli ora se volete continuare a dialogare. Penso che sia l'ultima. La risposta è d'obbligo, poi direi. No, ma guardate, noi non è che non ci occupiamo di sicurezza, anzi, tant'è vero che io ho fatto un video proprio vicino a casa del mio amico consigliere Benassati, proprio perché lui ci parla sempre di Piazza Tricolore e io devo sapere rispondere, siccome in questi anni ho fatto l'assessore e lui consigliere di opposizione, avevo bisogno di saper rispondere quando lui giustamente mi sollecitava a occuparmi del territorio, quindi ogni tanto passiamo anche da Piazza Tricolore. E allora, la sicurezza è un tema che non ha una risposta unitaria, non ha una risposta semplice, è un tema endemico di tutte le grandi città, in realtà anche delle piccole città in maniera diversa, perché c'è sempre qualcuno che potrebbe potenzialmente delinquere, e io credo che le risposte siano di vario tipo. C'è una risposta securitaria necessariamente con la presenza delle forze dell'ordine sul territorio, che non dipendono solo e soltanto dal sindaco, anzi quasi soprattutto dal prefetto e dal Ministero dell'Interno, quindi poi il sindaco può fare il coordinamento con la polizia locale, poi c'è una risposta culturale. Le persone che si abbassano i pantaloni e defecano nell'aiuola di Piazza Tricolore sono spesso persone abbandonate che non ci richiedono tanto solo un intervento di presa e portata via, ma di gente che va aiutata perché ha un grave disagio sociale e psichico, che ovviamente poi si ripercuote sulla gente che vive nel quartiere. Quindi c'è un tema sociale, c'è un tema di cultura, c'è un tema di sicurezza e c'è un tema di educazione. Sì, una ripresa dei va temi tutto che insieme abbiamo prima. E un'amministrazione che funziona deve venire tutto insieme. Vogliamo usare l'ultimo bonus? Assolutamente sì. Io sono felice appunto che anche il centro-sinistra si occupi del tema sicurezza. Abbiamo mai negato. Giusto, io penso che sia giusto parlarne in un dibattito seppur breve, ma penso che sia uno dei temi principali per riportare la qualità della vita a livelli precedenti, sia al Covid sia alle ultime amministrazioni. La mia conclusione in questo bonus di 60 secondi appunto è che sono molto interessanti le proposte di Mattia del centro-sinistra, però mi chiedo, ecco, perché in questi 10 anni non le abbiano portate avanti prima e soltanto adesso le vogliono proporre. Quindi ecco, il mio auspicio per quanto riguarda sicurezza, Movida, Verde e tutti gli altri argomenti che abbiamo parlato, che i cittadini del centro storico e anche del comune di Milano vogliono provare un'altra ricetta e vedere, ecco, cosa il centrodestra potrebbe concretizzare nei prossimi 5 anni. Il nostro programma è un mix di narrazione di cose fatte e cose che faremo. Se ha voglia di leggersi tutte le 21 pagine letto scritte da noi, vedrà che c'è quello come fatto, sai, quanto fatto e quanto faremo. Signori, io vi devo salutare, però prima vi ringrazio in realtà. Grazie, perché è stato un incontro molto interessante. Si sente un po' di aria di tensione perché il tempo è stretto, i temi sono molti. È stato interessante e piacevole avervi qui e penso di parlare a nome anche di chi ci guarda, perché è importante in questi giorni andare a fondo e conoscere anche sempre meglio la nostra città. Ringrazio quindi Mattia Abdu e Federico Benassati. Grazie a voi. Noi vediamo appuntamento poi alla prossima Mattia. Puntata. Okay. Non ci si può dare la mano, ma fa niente. Bocca al lupo, vale. Siamo vaccinati. Viva il lupo. E noi, voi che ci guardate, ci incontriamo con altri candidati di altri municipi alla prossima puntata, mercoledì sempre alle 18:30 sul nostro sito. Buona serata. Grazie.